Maxi operazione antidroga portata avanti dalla polizia, sgominata la banda dello spaccio nei boschi della Spezia. Non si può insignire di un riconoscimento un condannato, Mellei interviene a tamburo battente sulla targa Craxi. Green New Deal, tra le 170 opere necessarie per Legambiente anche Pontremolese, Sentiero Azzurro e Parco del Magra. Sul Masterplan serve l'inchiesta pubblica, il movimento Palmaria sì, Masterplan no, promette battaglia. Il fumetto Verso la Terra Promessa sbarca a Bologna, nel giorno della memoria una mostra per ricordare Exodus. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. 9 custodie cautelari in carcere, sgominata la banda dello spaccio nei boschi della Spezia e provincia. È questo il bilancio della maxi operazione antidroga Turan portata a termine dalla Polizia di Stato. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti e Daniele Rabuazzo. Le auto venivano preparate a Milano per far giungere cocaina, eroina e hashish agli spacciatori che avevano scelto come piazze i boschi della Spezia, Sarzana, Arcola e Massa Carrara. Ma l'attività illecita al termine di un anno di accertamenti e appostamenti è stata stroncata dal lavoro certosino della Polizia di Stato, che questa notte ha eseguito 9 custodie cautelari. Attualmente uno degli arrestati è ancora ricercato. Indagini complesse, non ci siamo fermati agli spacciatori, siamo arrivati ai canali di approvvigionamento di questi spacciatori e al traffico, a chi fornisce, che da fuori regione riesce a far arrivare quantitativi importanti di cocaina, di eroina e di hashish. Tra gli elementi emersi il fatto che i pusher dai centri storici si erano spostati nelle boscaglie. Le prime segnalazioni di queste attività illecite arrivavano dalla zona di Pitelli. La banda poi era interamente costituita da uomini di origine marocchina. Proprio partendo da queste piazze, da questi luoghi di spaccio al dettaglio, siamo risaliti un pochettino a quelli che erano i canali di approvvigionamento fino ad arrivare a veri e propri corrieri di droga che erano in grado di trasportare chilogrammi a bordo di autovetture con un doppio fondo artatamente ricavato e apribile solo attraverso sofisticati meccanismi elettronici. In un anno e mezzo di attività sono stati sequestrati 24 kg di stupefacenti e più di 50.000 euro in contanti. Oltre agli arresti di questa notte, durante le operazioni sono state arrestate altre 7 persone in flagranza di reato e denunciate altre 5. Inoltre sono stati emessi 6 divieti di dimora. L'assessore Scajola, nel corso del Consiglio regionale svoltosi ieri, ha chiaramente fatto intendere la sua contrarietà a dotare la VAS, valutazione ambientale strategica, sul Masterplan della Palmaria di un'inchiesta pubblica. Così fa sapere in una nota il movimento Palmaria sì, Masterplan no. A giustificazione della sua posizione, Scajola equipara il percorso Palmaria nel cuore all'inchiesta pubblica. È assurdo. Quest'ultima, essendo incasellata nella VAS, ha ben altra portata e garanzie. Privare la comunità locale e globale di questo strumento di conoscenza e confronto, conclude il movimento, appare come un atto poco democratico che denota la debolezza della giunta regionale nell'affare Palmaria. E dal Consiglio regionale passiamo al Consiglio comunale della Spezia, perché con il finire del 2019 è stata stilata la classifica sui più o meno presenti alle sedute del Consiglio comunale. Buona complessivamente la media di partecipazione ai lavori dell'Aula. Sentiamo Jacopo Cidale. Marco Frascatore, vicepresidente del Consiglio Comunale ed esponente di Cambiamo, Sauro Mannucci di Fratelli d'Italia, Fabio Cenerini di Forza Italia e Lorella Cozzani della Lega. Sono i consiglieri comunali più presenti nell'aula di Palazzo Civico durante le sedute del 2019, con 35 presenze su 36. Un gradino sotto il presidente Giulio Guerri, con 34,
insieme all'ormai ex compagno di partito Massimo Baldino Caratozzolo, fresco tesserato del PD. Stesso numero di presenze per i leghisti Federica Paita e Redento Mocchi e per Enzo Ceragioli di Cambiamo. I meno presenti sono invece Lorenzo Viviani della Lega con 14 presenze, ma va detto che quest'ultimo è anche parlamentare. A 21 gettoni Lorenzo Forcieri di Avanti Insieme, lo anticipano con 23 presenze su 36, Oscar Teia di Forza Italia e Andrea Costa di La Spezia Popolare. Per quanto riguarda l'ufficio di presidenza, detto di Guerri e Frascatore, troviamo Massimo Lombardi, vicepresidente vicario e consigliere di Spezia Bene Comune, con 30 presenze. Venendo poi al sindaco Pierluigi Peracchini, è stato in aula 29 volte. Stesso numero per il consigliere anziano Luca Erba del PD. Il prossimo 27 gennaio sono attesi al MISE le istituzioni Enel e le organizzazioni sindacali per discutere il futuro della centrale Enel. È il passaggio che abbiamo sempre richiesto, spostare a livello più alto la discussione sulla centrale, sottolinea Dina Nobili, consigliere comunale PD. Chiedo al sindaco, continua il consigliere, di anticipare il contenuto di quanto andrà a dire a nome della città in quella riunione e subito dopo di comunicare il contenuto della discussione. Non si è fatta attendere la replica dei consiglieri Enzo Ceragioli, Andrea Biagi e Marco Frascatore del gruppo Cambiamo con Toti. Ci sorprende molto la richiesta della consigliera. O Nobili è distratta o è malafede, dove era infatti l'esponente del Partito Democratico mentre il sindaco e la maggioranza chiedevano a gran voce ripetutamente la dismissione del carbone entro il 2021, è grazie all'intervento di questa amministrazione, concludono, che si è arrivati all'importantissimo risultato di aver ottenuto da Enel la dismissione del carbone dalla centrale nel 2021. E la deputata di Italia Viva, Raffaella Paita, si esprime in una nota sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma che assoggetta le autorità di sistema portuale all'imposta di reddito delle società. La norma rende necessaria una risposta unitaria del settore. Per l'Unione Europea l'esenzione delle autorità di sistema portuale rientra nella fascia di aiuto di Stato, dal momento che tale interpretazione non tiene conto né del funzionamento del sistema fiscale italiano né della qualità pubblica dell'azione delle autorità di sistema. Riteniamo necessaria una risposta unitaria per far valere le ragioni dell'autorità italiana. E questa sera, come di consueto, andrà in onda la trasmissione Tamburo Battente, condotta da Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli. Ospite della serata Guido Mellei. Vediamo un'anteprima. Mellei, il sindaco nei giorni scorsi ha annunciato che quindi dal 2021 l'Enel smetterà di bruciare carbone alla centrale Enel. È una notizia importante per la città. È una notizia importante, non voglio sminuire questa, la portata. Non è tanto nuova, si sapeva che così sarebbe avvenuto, bene che così avvenga. Ma il punto adesso è, quando è che voltiamo pagina? Quando è che diremo per definitivamente tutti con chiarezza no al carbone e no anche al gas? E cioè a un nuovo destino di quelle aree, per farlo bisogna che il territorio anche lì prenda una posizione definitiva, senza giri di valzer, e chieda alla Regione, che fino adesso si è espressa in maniera molto equivoca, e allo Stato, al Governo, di fare delle scelte future diverse. Se su questo il sindaco Peracchini chiederà a tutti noi dell'opposizione di essere a suo fianco, ci saremo, però in maniera chiara. Noi siamo perché dopo 60 anni lì ci vada qualcos'altro, green economy, blue economy, ma basta centrali elettriche. La Giunta Comunale, Mellei, la Giunta Comunale ha deciso di dedicare una
una targa all'ex Cinema Odeon a Bettino Craxi. Lei su questo è stato molto critico, perché? Perché non faccio adesso una disamina su cosa è stato Craxi, quella stagione politica su cui ho le mie opinioni. È stata una stagione che non ha portato del bene all'Italia, ha fatto anche delle buone cose come in tutte le esperienze di governo, ma non è quello. Il punto è, lo Stato italiano ha considerato, condannandolo Bettino Craxi, un delinquente, insomma comunque uno colpevole di alcuni reati molto gravi. A una situazione del genere tu non puoi dare una targa. È questo, molto semplice, è un fatto di senso della giustizia, non di giustizialismo, di senso della giustizia e di rispetto della Costituzione. Se tu devi dare delle targhe o delle statue o devi intestare a qualcuno delle vie, devi farlo su persone non controverse, non divisive e soprattutto di specchiata fama e onestà a tutti i livelli. Abbiamo un voto a 2 anni e mezzo di Giunta Peracchini. Meno di 4. Bene, l'intervista completa a Guido Mellei questa sera alle 21.30. Green New Deal. Sono 170 le opere pubbliche prioritarie individuate da Legambiente e alcune di queste coinvolgono il nostro territorio. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Raddoppio della ferrovia Pontremolese, messa in sicurezza del sentiero azzurro alle Cinque Terre e l'istituzione di un parco nazionale del fiume Magra. Sono 3 le opere che riguardano il territorio spezzino su un totale di 170 opere pubbliche a livello nazionale individuate da Legambiente per fare aprire i cantieri e rilanciare investimenti e occupazione. Alla faccia delle polemiche sul cosiddetto ambientalismo del no, l'associazione ha realizzato un elenco suddiviso per regione e per tipologia di intervento che riguarda messa in sicurezza, bonifica, trasporti, infrastrutture e opere grandi, medie o piccole che, sostengono a Legambiente, consentirebbero agli italiani di vivere meglio. Per quanto riguarda lo Spezzino, si sottolinea l'importanza delle infrastrutture verdi come i parchi regionali e nazionali presenti sul territorio. A tal proposito si chiede l'ulteriore valorizzazione del parco di Monte Marcello Magravara con l'istituzione di un parco nazionale del fiume Magra che, col suo bacino idrografico, ha sempre caratterizzato l'identità ecologica, sociale ed economica della Lunigiana storica. E poi la messa in sicurezza del sentiero azzurro nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, posto all'interno di un territorio esposto ad un forte dissesto idrogeologico che richiede interventi specializzati per essere messo in sicurezza. Il sentiero, della lunghezza di 3 km, congiunge Manarola a Corniglia ed è chiuso dal 2009. La Regione Liguria ha recentemente redatto lo studio di fattibilità economica per il suo recupero e una fruizione controllata che costa 5 milioni di euro, di cui 200.000 già stanziati dal parco che ha avviato le procedure per la progettazione. In ultimo, il raddoppio della Pontremolese, avviato 25 anni fa, una ferrovia per collegare il Tirreno all'Europa dalla Spezia al Brennero, un asse fondamentale per lo sviluppo dei territori, così come per l'intero paese. Attualmente la linea collega Parma con la Spezia, lungo 103 km di percorso, che è per il 50% a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni utili dei treni, soprattutto quelli per le merci. Il raddoppio della tratta fondamentale tra Parma e Vico Fertile, del costo di 234 milioni di euro, sarebbe facilmente cantierabile essendo già stato approvato il progetto definitivo da Rete Ferroviaria Italiana con parere positivo del Ministero dell'Ambiente, oltre ad essere stata già inserita nel programma pluriennale degli investimenti di RFI. Una legge nata su iniziativa di Liguria Popolare agevolerà il riutilizzo per uso residenziale, turistico, ricettivo e commerciale di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani, le immagini sono di Raffaele Maulella. Da oggi è in vigore in tutta la Liguria una legge avanzata da Liguria Popolare per il recupero dei locali accessori e dei locali interrati. Sì, una legge, ci tengo a dirlo, che è nata dal territorio, è nata ascoltando quelle che sono le esigenze, quelli che sono stati i suggerimenti che sono arrivati da parte delle categorie, da parte dei professionisti. E è una legge di buon senso, ci tengo a sottolinearlo, non prevede nessun incremento e nessun utilizzo di spazio, di suolo, ma ragioniamo essenzialmente sul patrimonio edilizio esistente. E il grande elemento di novità che introduce questa norma è che è possibile fare il cambio d'uso sui locali esistenti non più con un'altezza interna dei 2,70 m, ma si può arrivare con una deroga fino a 2,40 m.
Questo significa creare tante opportunità, mi viene da pensare soprattutto al nostro entroterra, dove esistono tanti locali diruti, tanti locali abbandonati, tanti locali seminterrati che con questa norma potranno dare delle risposte ai cittadini, a coloro che hanno bisogno magari di ampliare la propria casa perché decidono di tenere i loro anziani a casa, a quelle giovani coppie che magari non hanno la possibilità di comprarsi una casa o di fare un investimento, ma magari possono nel piano interrato dove abitano i genitori iniziare un percorso di vita insieme. Ripeto, una legge di buon senso che crea opportunità e che ci auguriamo possa contribuire a contrastare quel fenomeno di abbandono del nostro entroterra, perché crediamo che garantire il presidio sul nostro territorio sia una funzione primaria se vogliamo insieme provare a contrastare il dissesto e l'abbandono del territorio stesso. In questi anni si sta sviluppando, per fortuna, una coscienza ambientale molto forte. Recuperare gli edifici esistenti è molto importante da questo punto di vista. Sì, come dicevo prima, tra l'altro è una legge che è stata approvata con un ampio consenso, quindi al di là di quella che è la maggioranza che governa questa regione, e ripeto, la forza di questa legge è che appunto parte dal patrimonio edilizio esistente e non prevede nuova edificazione, quindi ci auguriamo che con questa norma il nostro patrimonio edilizio possa essere rigenerato e ne gioveranno tanti, a partire dai cittadini che potranno avere appunto delle risposte, e i professionisti che magari potranno avere un po' di lavoro, i comuni stessi, perché è chiaro che se un immobile viene recuperato e viene utilizzato anche per i comuni ci sarà un effetto, un beneficio, quindi credo che sia una legge che porterà tanti elementi positivi. Nelle prossime settimane La Spezia prenderà il via un programma di piantumazione con la messa a dimora di 218 alberi. Ad annunciarlo l'assessore al verde pubblico Luca Piaggi. Gli alberi andranno a sostituire le essenze che nel corso di questi anni sono andate perse per un naturale deperimento fisiologico e in particolare in alcuni casi per delle piante instabili che creavano problemi relativi alla sicurezza pubblica. Le piante contribuiscono ad una qualità migliore dell'aria, trattengono le polveri sottili e ridonano ossigeno, sottolinea Peracchini. Metteremo a dimora 218 nuovi alberi e contribuiranno così ad una riqualificazione dei giardini storici che saranno abbelliti con 1175 piante di bosso, arbusti da siepe, 283 rose e 130 arbusti di varie specie. Individuazione precoce e trattamento delle situazioni a rischio di disagio psichico e psicosociale in epoca perinatale dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita. Questo è il nome del progetto che ASL 5 e i distretti sociali dei comuni intendono promuovere a favore delle donne e dei bambini attraverso i punti di nascita di ASL 5 e i centri famiglia dei comuni. La durata dell'intervento si potrà estendere dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Anche quest'anno, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali, il Comune della Spezia organizza insieme alla Curia Vescovile la benedizione degli animali. Alla cerimonia in programma domenica in Piazza Europa alle 10 parteciperanno anche il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore alla tutela degli animali Giulia Giorgi. E venerdì prossimo alle 18.30 il sindaco e l'amministrazione di Sarzana incontreranno i cittadini del quartiere di Crociata per confrontarsi con loro e condividere scelte e proposte relative al futuro del quartiere. Il senso della vita. Su questo tema fondamentale si terrà sabato prossimo al CAMEC alle 17 un incontro organizzato dalla LIDU, la Lega Nazionale dei Diritti dell'Uomo, tra i relatori Egidio Banti e il pastore valdese Eugenio Stretti. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina.
Sabato prossimo al CAMEC alle 17 è un incontro molto importante, si interrogerà sul senso della vita offrendo le due prospettive, quella filosofica e quella religiosa, in che modo possono contribuire a esplorare questo tema. Si riprenderanno le parole del parroco ai funerali di quelle due ragazze che sono state uccise a Roma, travolte da un SUV. Nell'omelia il parroco disse: il senso della vita è bere, guidare, bevendo. Ecco, da questo tragico fatto di cronaca si partirà per indagare proprio il senso della vita dalla prospettiva religiosa e filosofica. Sì, molti si interrogano, soprattutto le più giovani generazioni, su quello che significa vivere. In questo incontro ci sarà appunto anche un filosofo, Cascio, ma soprattutto ci saranno le testimonianze di due cristiani, uno cattolico, il professore Egidio Banti, conosciuto al pubblico di Tele Liguria Sud, e la mia presente testimonianza. Personalmente penso che ci sia una immagine che si trova nella Basilica di San Marco a Venezia che ci dice cosa può essere il significato della nostra vita. È una delle più antiche rappresentazioni della resurrezione di Gesù. Gesù prende il polso ad Adamo e lo solleva dalla sua situazione. Ecco, io credo che il significato della vita cristiana sia questo affidarsi a Gesù Cristo, che anche nei momenti di difficoltà ti dà la forza per andare avanti. Diventare apicoltore, ma anche aggiornarsi su come questo mestiere sta cambiando a causa soprattutto dei fattori esterni. Per questi motivi Confagricoltura ha deciso di organizzare un corso che si terrà al mercato di Pallodola a Sarzana. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale, le immagini sono di Raffaele Maulella. Fare l'apicoltore è un mestiere che non è fatto semplice, per questo motivo bisogna essere dotati di una preparazione e di una licenza particolare. Purtroppo non è facile fare l'apicoltore, cioè una volta era più facile, al giorno d'oggi sta diventando sempre più difficile, per tanti motivi, per le malattie che si presentano in continuazione, nuove malattie, nuovi parassiti che prima non c'erano, e poi il problema più importante è il clima che è cambiato. Adesso siamo in pieno inverno, temperatura a 15 gradi. C'è ad esempio il nocciolo, che in genere fiorisce a febbraio, primi di febbraio, è già in fiore da 10-15 giorni. Quindi cosa succede? Che le api portano dentro il primo polline, cominciano quindi a produrre la pappa reale, e quindi la regina non sa se è Natale o Pasqua, loro vanno in base alla temperatura. La regina vede che arriva la pappa reale, quindi inizia a deporre le uova, inizia la covata. Quando c'è la covata, cioè le api che devono nascere, si va nell'alveare a temperatura costante 35 gradi, se no le api muoiono. Loro come fanno a mantenere 35 gradi? Mangiando il miele producono calore. Quindi lì se l'apicoltore non interviene, non ha preparato bene la famiglia in autunno, eccetera, arrivano a un certo punto che sono senza miele e muoiono di fame. Quindi è una cosa che l'apicoltore deve aggiornarsi in continuazione. Non so, le api non si salvano più. Ecco, proprio per questo motivo avete organizzato un corso. Cioè, vogliamo organizzare un corso d'apicoltura che va bene per i principianti, ma anche per chi ha già le api da pochi anni, perché appunto, come dicevo prima, è un aggiornamento continuo, anche proprio perché sta cambiando il clima, oltre a parassiti che stanno arrivando, ad esempio è stato trovato qua la spezia, un parassita che non esisteva qua in Italia, la vespa velutina, è un più piccolo del calabrone, ma distrugge le alveari. Poi speriamo che non arrivi, ad esempio in Calabria e in Sicilia hanno trovato un altro parassita che è la tina tumida, è un coleottero che anche lui va nell'alveare e distrugge l'alveare. Quando sarà il corso? Il corso lo facciamo a Sarzana, inizia il primo martedì di febbraio, lì presso il mercato ortofrutticolo di Pallodola dalle 17 alle 19, facciamo due giorni, il martedì e il venerdì. A chi rivolgersi per partecipare? Ora, per rivolgersi bisogna rivolgersi a Confagricoltura in via Cadorna, magari telefonando al numero 0187 73 76 04.
Venerdì l'Istituto Capellini Sauro organizza alle 20.45 una performance di orientamento serale che permetterà di visitare la scuola in un percorso itinerante fra aria, acqua, terra e fuoco. Attività realizzate dagli allievi dell'Istituto e dagli studenti del Liceo di Scienze Applicate che hanno lavorato insieme nella ricerca di un equilibrio tra competenze e risorse. Ad introdurre il percorso un mapping video realizzato partendo dall'opera pittorica Costruire arcobaleno di Nicola Perucca. Anche Sarzana, come tutta Italia, venerdì celebrerà la sesta edizione di La Notte del Classico. Il liceo Parentucelli aprirà le sue porte al pubblico presentando una lunga serie di iniziative dalle 18 fino alle 24. Una vera kermesse di carattere artistico classico dal titolo Quando ti metti in viaggio per Itaca, quella messa in cantiere dai docenti e dai loro studenti con l'approvazione del dirigente scolastico Generoso Cardinale. Al via alle 18 con i saluti e la presentazione dell'evento sarà proiettato il video nazionale e letto il brano vincitore del concorso nazionale di scrittura creativa. Nell'ambito della giornata della memoria, il Museo Ebraico di Bologna dal 19 gennaio allestisce una mostra dedicata al fumetto Verso la Terra Promessa, lavoro voluto nel 2011 dall'attuale assessore alla cultura del Comune della Spezia e dalla direttrice del Premio Exodus. Vediamo il servizio di Sergio Diofili e Raffaele Maulella. Verso la Terra Promessa è un fumetto di Andrea Campanella e di Sergio Ponchione pubblicato nel 2011 in occasione della manifestazione del premio Exodus alla Spezia. Adesso viene riproposto questo fumetto nell'ambito di una manifestazione a livello nazionale promosso dal Museo Ebraico di Bologna. Quest'anno il Museo Ebraico di Bologna per la giornata della memoria ha dedicato una serie di iniziative proprio alla Brigata Ebraica e alla Ligia Bet e l'organizzazione dei viaggi che portarono in Israele gli ex internati nei campi di concentramento. Era stata una bella iniziativa da parte dell'ex assessore Aloisini e del presidente di Exodus all'epoca, Francesca Valeria Sommovigo, che mi avevano incaricato di realizzare una storia a fumetti. E io mi rivolsi al mio amico carissimo Sergio Ponchione. Ci sarà una mostra con le tavole, dei planner molto grandi, hanno fatto un gran bel lavoro. Ovviamente noi siamo contenti e siamo contenti che comunque una parte di Spezia sia là, perché comunque per la nostra città questo credo che sia una delle pagine più importanti. Abbiamo ricevuto una medaglia d'oro al valor civile, non ce lo dimentichiamo. In questo fumetto poi vengono citati, vengono disegnati anche dei personaggi spezzini molto noti in questa vicenda, possiamo fare dei nomi. Don Mario Scarpatto, che era il parroco di Fossamastra, lui si è attivato proprio per portare al Molo Pirelli viveri, coperte. Senza dimenticare Aaron Adolfo Croccolo. E poi c'è anche Aaron Croccolo, che fu quello che praticamente capì chi erano queste persone, perché logicamente c'era la paura che fossero fascisti o nazisti, che volessero comunque scappare, perché in quel periodo era così. Invece si accorse che questi parlavano ebraico, yiddish. È stata una vicenda bella, molto sofferta, ma anche importante, una sfida che come città abbiamo vinto insieme a queste persone, insomma. Quindi ricordiamo anche per gli spezzini che volessero fare un salto a Bologna a visitare la mostra al Museo Ebraico. E dal 19 di gennaio fino al 5 aprile. Un torneo di burraco per contribuire all'acquisto di un'apparecchiatura a favore della struttura complessa malattie infettive dell'ASL 5. L'organizza la sezione spezzina dell'Associazione Mogli dei Medici Italiani. La manifestazione si svolgerà domenica prossima alle 15.30 nei saloni dell'NH Hotel di via 20 settembre. Il ricavato del torneo servirà per acquistare
un transilluminatore degli eccessi venosi, uno strumento che verrà utilizzato dalla struttura Malattie Infettive del Sant'Andrea. Domani alle 17 nell'auditorium della biblioteca Beghi si terrà la presentazione del volume dello storico Costantino di Sante, Criminali del campo di concentramento di Bolzano. Deposizioni, disegni, foto e documenti inediti. Sarà presente l'autore. L'iniziativa è organizzata dall'ANED, sezione della Spezia, congiuntamente con l'ISR Spezzino e l'AMPI La Spezia. E passiamo adesso allo sport, alla pallavolo. In Serie C Ligure femminile, il Lunezia, battendo 3-0 il Tiguglio al Pallabologna Sarzanese, strappa un punto alla capolista Normac Genova. Vediamo il servizio di Andrea Catalani. Raffaella, dunque, un 3-0 di ordinaria amministrazione o dietro c'è di più? Ordinaria amministrazione no, di sicuro, perché dietro comunque c'è sempre un lavoro accurato, lo studio dell'altra squadra, delle avversarie, quindi comunque abbiamo cercato di arrivare qua preparate. E in realtà le avversarie ci hanno fatto tanti regali durante il corso della partita, hanno fatto tanti errori, questo non vuol dire che insomma anche noi non ce lo siamo meritato, abbiamo fatto la nostra parte e siamo contenti della nostra prestazione. C'è ancora qualche speranza ora che vi siete riavute dallo stop imposto via Genova dalla Normac di agganciare il cosiddetto titolo d'inverno, che sarebbe ancora più importante di quella vittoria nella Toscana Liguria Cup, che pure va dato tanta soddisfazione? Allora, in realtà non lo so, ma poco ci importa, nel senso che nonostante la sconfitta contro la Normac stiamo cercando di ritornare in pieno regime sotto tutti gli aspetti, quindi abbiamo già un attimino dimenticato quella brutta prestazione e stiamo già pensando al futuro. La vincita del torneo è stata importante più che altro perché aveva bisogno di prendere sicurezza in noi stesse e penso che ci siamo riuscite perché abbiamo fatto un bel torneo. Siamo giunti come di consueto al termine del nostro telegiornale, alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Lento e parziale dissolvimento della nuvolosità, più deciso nella seconda parte della giornata. In mattinata saranno ancora possibili deboli precipitazioni sparse in corrispondenza degli addensamenti nuvolosi più consistenti. Sulla costa nuvolosità variabile, umidità su valori medio-alti, venti al mattino in prevalenza deboli di direzione variabile, mare in rapido calo fino a poco mosso. E il nostro telegiornale per questa sera termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata.